Coach Marco, siamo alla vigilia della partita di domani con Bergamo. Anticipo sicuramente una domanda dei colleghi, perché insomma ha tenuto banco in settimana la condizione fisica della squadra, in una settimana forse era più difficile insomma dal punto di vista fisico, quindi vi chiedo insomma un check-up delle condizioni dei ragazzi. In questo momento non sappiamo con quale squadra scenderemo domenica, perché abbiamo una serie di infortuni e ancora non abbiamo la certezza di poter schierare alcuni giocatori. Abbiamo dei malati cronici come può essere Cattani, Ribanga, e abbiamo degli infortuni che ci stiamo portando dietro da troppo tempo che si sono aggravati in questa settimana. Ne abbiamo uno che era già comunque fortunato, ha preso un'altra distorsione venerdì all'allenamento, quindi verificheremo sia oggi con poca probabilità di fargli fare allenamento, però vediamo un po' chi possiamo portare comunque con noi in panchina. Sicuramente è la settimana peggiore da quando sono qui a Ferrara, e se le altre volte comunque con molta fatica siamo riusciti comunque a schierarli, questa volta probabilmente non riusciremo. Quindi giocheremo forse la partita più importante dell'anno per quanto ci riguarda in casa, ringraziando a Dio, però la giocheremo in una grossa difficoltà proprio di numero e di poter contrastare i nostri avversari, soprattutto perché i giocatori infortunati sono quasi tutti nello stesso. Quindi avremo poche possibilità di recuperarli, dobbiamo cercare, come sempre dico, di fare di più rispetto a quello che è già normale fare, cercare di andare oltre le nostre possibilità, di andare oltre lo sforzo fisico fatto già domenica scorsa, ma per cercare comunque di portare a casa una partita che per noi è molto molto importante. Buongiorno coach, buongiorno Marco, ecco coach, l'ho già accennato, insomma la frustrazione è tanta per appunto preparare una partita importantissima come quella di domani con Bergamo, con una squadra che purtroppo non è riuscita ad allenarsi. Ecco, comunque che partita ti aspetti, anche memory insomma della partita dell'andata dove la squadra ha fatto oggettivamente fatica, soprattutto in difesa, ecco, con quasi 100 punti subiti. La verità è che queste settimane si stanno prolungando un po' troppo, perché la prima settimana difficile l'abbiamo fatta prima la partita contro la Guardonese, quindi poi alla fine non ci siamo mai lamentati, non abbiamo detto nulla. La verità è che ci stiamo trascinando questi infortuni da troppo tempo, ci stiamo allenando non bene da troppo tempo, l'allenamento è la fotografia della partita, quindi arrivare poco preparati alle partite, questo mi disturba parecchio, mi dà parecchio fastidio. Poi è normale, andiamo incontro all'altra squadra che in trasferta ci ha fatto molto male, dove l'intensità, la velocità, l'esplosività della squadra avversaria è stata predominante rispetto a una buona gara offensiva offerta da noi, ma abbiamo subito sempre, come sempre, cercare, soprattutto in quest'ultimo periodo che non abbiamo Erbang, abbiamo i nostri lunghi un po' tutti quanti accercati, abbiamo la difficoltà di essere presenti al rimbalzo difensivo, abbiamo la difficoltà di non riuscire a correre tantissimo proprio perché prendiamo meno rimbalzo, quelli che prendiamo li prendiamo con grande difficoltà, quindi non con facilità, quindi non possiamo correre alla parte opposta. Questo ci ha creato tantissimi fastidi nella partita dell'andata, e qui dobbiamo cercare di giocare su ritmi decisamente più bassi, proprio perché ci mancano alcuni giocatori, di collaborare ancora di più, di non prestare il fianco al nostro avversario, vista la nostra non grande stazza fisica vicino canestro, sicuramente anche non grande fisicità vicino al ferro. Quindi dobbiamo cercare di sfruttare al massimo le nostre capacità e cercare di andare, ripeto, oltre le difficoltà oggettive che noi abbiamo. Buongiorno a entrambi, appunto questo coach volevo chiederti, al di là del lato tecnico di cui ho appena parlato, al di là degli infortuni importanti, quale passo in più ti aspetti in queste ultime partite, proprio dal punto di vista mentale, anche in vista dei playoff, dove comunque l'asticella si alzerà ulteriormente? Il passo in più la squadra l'ha fatto già da parecchio tempo. Questa è una squadra che comunque alla fine ha dato quello che doveva dare. Tutte le difficoltà che abbiamo avuto tranne il primo momento di ambientamento, che mi sembra logico e normale che debba passare, poi questa squadra ha fatto il cambio di passo dal punto di vista mentale. Tutte le difficoltà che noi abbiamo avuto le abbiamo avute dal punto di vista fisico.
perché questa è una squadra che ha preso coscienza della propria forza, che ha preso coscienza che siamo, voglio dire, comunque arrivati a un playoff, che ribadisco, la memoria corta nel nostro mestiere, ma io ce l'ho abbastanza lunga, ribadisco, sono arrivato che si rischiava di andare nel playout e non fare il playoff. Noi non solo abbiamo mantenuto la posizione, l'abbiamo migliorata e adesso addirittura davanti a noi si possono poi aspettare dei segnali fantastici che a inizio stagione, ripeto, qualcuno sarebbe caduto dal letto, non a inizio stagione, nel momento in cui sono arrivato sarebbe caduto dal letto solamente al pensiero di poterci arrivare. Oggi ai giocatori posso chiedere sempre di più di quello che facciamo e quello che faccio, però ripeto, quel salto di mentalità, quel salto di quella convinzione anche nei primi mezzi sicuramente la squadra l'ha acquisita. Certo, questo è un lavoro che si svolge in 7-8 mesi, noi siamo riusciti a farlo in maniera molto più breve, in pochissimi mesi, però io al giocatore non posso rimproverare niente, per nulla, non rimproverò mai nulla, perché ripeto, hanno giocato anche in condizioni difficili, noi non abbiamo mai comunicato nulla perché, ripeto, nello sport succedono che sono settimane migliori, settimane peggiori, adesso diciamo è un po' troppo lungo le settimane e quindi oggi c'è la gentile difficoltà di portare addirittura in panchina i giocatori o addirittura di metterli in campo. Non chiedo più di metterli in campo senza dire nulla, l'ho fatto. Oggi c'è la difficoltà effettivamente di non sapere come andare in 12 in panchina, probabilmente andremo con i soliti 12, ma non so chi potrà utilizzare, questo diventa una difficoltà maggiore rispetto al passato. Però poco importa, ripeto, oggi lamentarsi del fatto che tu hai qualche giocatore meno o che qualcuno non gioca perché è infortunato non serve a nessuno, abbiamo necessità di vincere questa partita perché vorrebbe dire, ripeto, arrivare in una posizione di classifica che per noi sarebbe quasi un miracolo sportivo, parliamo sempre di sport, e sarebbe bellissimo, voglio dire, quindi guardiamo lì, non guardiamo gli infortunati, andiamo avanti, sono convinto che la mancanza di giocatori che avremo nel campo sarà sicuramente, verrà superita dal fatto che i nostri tifosi saranno molto più presenti e ci daranno una gran mano. Ecco, domenica come non mai avremo bisogno veramente del nostro sesto uomo, che dovrà fare veramente il sesto e il settimo, perché probabilmente non abbiamo grandi rotazioni alla panchina, quindi abbiamo bisogno che quella spinta in più arrivi direttamente agli spalti. Abbiamo bisogno di sentirci vicino mille più persone, quindi mi auguro che il palazzo sia veramente strapieno. Marco, lasciamo da parte per un attimo gli infortuni, lo ha detto anche il coach adesso, il fatto che la squadra arrivi comunque da 3 vittorie consecutive, quindi da un periodo sicuramente a livello di risultati importante, e il fatto che dall'altra parte invece Bergamo arriva da 2 sconfitte consecutive, ecco, dopo la vittoria con noi ha vinto a Fidenza, poi ha perso 2 partite consecutive, può essere un piccolo vantaggio per voi il fatto di arrivarci mentalmente, magari se non proprio fisicamente, ma meno mentalmente meglio rispetto ai vostri avversari? Penso che dal punto di vista della continuità dei risultati stiamo appunto in un momento molto positivo, che coincide anche con una crescita dal punto di vista del gioco della squadra, delle capacità di soffrire, delle capacità emotive che riescono a mettere i ragazzi nella partita. E questo per noi è positivo e ci porta a guardare con fiducia la partita di domani. Allo stesso modo Bergamo avrà sicuramente un sentimento di rivalsa, perché viene da 2 sconfitte, si ricorderà che cosa è successo all'andata contro di noi, quindi avrà probabilmente fiducia di poter ripetere una partita di quel genere lì. Credo che però tutti siamo coscienti che in un modo o nell'altro noi non siamo quelli dell'andata. Vedremo Bergamo se sarà quella dell'andata o no, noi siamo pronti a giocare la nostra partita con un po' di consapevolezza in più, con la capacità di trarre il vantaggio dal giocare in casa come è sempre stato.